Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video e soprattutto benvenuti nella recensione della Fujifilm X-T4. Devo essere sincero, non sono riuscito a resistere alla forza di volerla provare. Non me l'hanno inviata e quindi sono andato dagli amici di Fotoema a prenderne una perché ero curiosissimo di provare questa grande, grandiosa camera. Sì, do i giudizi sin dall'inizio del video, sono rimasto davvero esterrefatto della sua enorme qualità. Ma partiamo dall'unboxing. Insomma, nulla di nuovo, nella confezione troviamo quello che è il corpo macchina, troviamo una batteria, un alimentatore USB con un cavo USB di tipo C per poter caricare la batteria. E sì, questa è la prima mancanza che troviamo all'interno della confezione, ossia non abbiamo il caricabatterie, che va acquistato separatamente e costa all'incirca 70 euro. Al momento, parliamo dell'uscita, quindi della camera, non è disponibile, come sono poco disponibili e reperibili anche altre batterie, perché sono una nuova generazione, ma ci arriviamo tra poco. Corpo macchina decisamente molto interessante. Partiamo dalla base della X-T3, camera di un annetto fa, un anno e mezzo fa, circa due anni fa, che era una camera davvero che aveva superato diversi step e diversi livelli di interesse, andando a posizionarsi in una fascia di mercato che è quella della PSC con un gradino superiore agli altri. Perché? Perché all'interno aveva una serie di funzioni che portavano poche altre macchine, come ad esempio la GH5, e una di queste funzioni era il 4K a 60 fotogrammi al secondo per la parte video. Beh, queste integrazioni avute nella X-T3 le abbiamo tutt'oggi sulla X-T4, ma con tante altre piccole chicche e finezze che rendono questa X-T4 la camera con cui sostituire il vostro parco APS-C. Partiamo da quella che è l'estetica. Beh, abbiamo un corpo macchina che è quello di Fuji, che ha sempre quelle sembianze retro, ma comunque abbastanza moderno da farci dire: ah cavolo, questa non è una Fuji di qualche anno fa. Il design è sempre fantastico, ma andiamo su quella che è l'utilizzabilità. Abbiamo un'impugnatura leggermente più grande rispetto a quella della X-T4, ma anche se leggermente più grande, comunque abbiamo e facciamo un po' di difficoltà, almeno io che ho la mano molto grande, nell'andarla ad impugnare. Le novità che troviamo sul corpo macchina sono sostanzialmente lo schermo ribaltabile, completamente ribaltabile e flippabile, così da poterlo mettere anche in questa modalità per poterci riprendere. Altra novità che troviamo si trova sotto la ghiera dei tempi, qui sotto, ed è uno switch che ci permette di fare una selezione, di portare la selezione tra still e movie. Ne parleremo subito dopo, perché Fuji ha integrato un menu separato per le fotografie e per i video, facendo in modo di essere molto più veloci quando dobbiamo andare a modificare, o se stiamo facendo uno scatto, dobbiamo andare a registrare una clip, possiamo mantenere quelli che sono i nostri parametri, cosa molto interessante. Cambia un pochino il peso rispetto alla versione precedente, perché siamo intorno ai 30-40 grammi in più. Infatti questo corpo, senza batterie, senza lente, pesa 607 grammi, ma tutti i corpi Fuji accoppiati con le lenti Fuji, quelle di le lenti XF F2.8,
beh, diventano piuttosto impegnativi come peso perché le lenti sono davvero molto pesanti. Ma devo dire che la camera diventa abbastanza bilanciata in mano. Certo, manca un buon centimetro sotto perché ho il mignolo che va esattamente fuori dal corpo macchina quando vado ad impugnarla. Quindi probabilmente è necessario acquistare, perché è una mano grande e utilizza per tanto tempo, l'hand grip, il battery grip, che ci dà anche la possibilità di aggiungere più batterie. E grazie al battery grip, anch'esso poco rintracciabile al momento, abbiamo la possibilità di poter avere un'impugnatura molto più generosa del nostro corpo macchina. Ultima nota positiva sullo schermo è che è stato integrato ed ora porta 1,62 megapixel, quindi abbiamo tantissime risoluzioni in più e io che sono stato possessore di un X-T3 che ho provato, l'ho provata per tanto tempo, posso dirvi che la differenza si nota e lo schermo è davvero fantastico. Oltre che molto luminoso, anche sotto la luce del sole si riesce a vedere molto bene. Cambia un pochino meno quello che abbiamo all'interno, ossia parliamo del sensore. Abbiamo un sensore X-Trans CMOS da, ce l'ho scritto qui, da 26,1 megapixel e un X-Processor 4. In pratica non è cambiato nulla rispetto alla X-T3. Sensore che, pur essendo un sensore APS-C, si comporta davvero degnamente anche con la gestione degli ISO. Il sensore della Fuji X-T4 comunque riesce tranquillamente a gestire gli ISO e le immagini sono praticamente utilizzabilissime anche a 6400 ISO. Se ci spingiamo fino ai 12800 ISO ed oltre, naturalmente la grana sarà molto più presente, ma comunque gestibilissima da un qualsiasi software di riduzione del rumore. Era ed è un sensore davvero molto interessante che si comporta molto molto bene, ma ha avuto una semplice integrazione che lo ha reso fantastico. Abbiamo avuto l'integrazione dello stabilizzatore d'immagine. Lo stabilizzatore d'immagine che era stato già introdotto con un altro corpo macchina di Fuji che è la XH1, e quel corpo macchina era stato creato da Fuji per tutti i videomakers, anche se poi è stato convertito praticamente da tutti i fotografi che hanno amato quel corpo macchina perché portava la stabilizzazione interna, mentre la X-T3 non la portava. Ora lo stabilizzatore interno è stato integrato anche in questo corpo macchina ed è non lo stesso della XH1 perché ha un sistema totalmente diverso, infatti me lo sono appuntato perché è una cosa molto interessante. Il sistema di stabilizzazione non è come quelli classici che vediamo sulla GH5, sulla 7.3 a molle spirali, ma un sistema magnetico. È una cosa un pochino più particolare, ma che ha alleggerito la costruzione del sistema di stabilizzazione di circa il 20%, rendendo quindi sia l'ingombro all'interno del corpo macchina il 30% in meno e un 20% in meno di peso rispetto a quello della XH1. E questo rende fino a 8 volte in più rispetto a quello della XH1. Naturalmente questi sono dati della Fujifilm, ma io ho provato con mano e lo stabilizzatore funziona, ma ne parlerò anche un pochino più avanti quando andiamo a fare una prova sul campo. Oltre allo stabilizzatore è stata cambiata anche quella che è la batteria. Ora, la nuova batteria, che ora non ricordo il nome, la W235 235 è più grande di circa 1000 A rispetto a quella della X-T3 e infatti porta ad aumentare l'autonomia di questo corpo macchina anche se ha bisogno di più corrente per essere alimentata perché ha uno schermo più luminoso, ha lo stabilizzatore, quindi ci sono una serie di elettroniche che vanno alimentate molto di più e questa batteria riesce a fornirci questa carica superiore e farci arrivare oltre fine giornata tranquillamente. Infatti, dichiarato da Fuji, questa camera in normal mode può fare con una batteria 500 scatti. Cosa significa normal mode? È stata aggiunta una modalità che è la modalità economy, dove vanno disattivate alcune funzioni del corpo macchina che ci permette di estendere quella che è la durata della nostra batteria fino a 600 scatti. Naturalmente abbiamo di lato il doppio slot con due SD di tipo UHS-II, dall'altro lato invece abbiamo una porta micro USB di tipo C, una porta micro HDMI. Forse questa è l'unica cosa che non mi convince più di tanto perché la porta micro HDMI è molto delicata. Avrei preferito un HDMI grande, quella standard, però gli ingegneri Fuji, anche in merito a un'altra questione che è quella del jack per le cuffie che è mancante, parlavano dello spazio all'interno del corpo macchina per inserire queste porte. Infatti, manca nella parte superiore dove abbiamo soltanto il controller per il remote, il jack per il microfono,
manca lo spinotto per le cuffie, ma all'interno della confezione ci viene dato un adattatore USB di tipo C a jack da 3,5 per utilizzare la porta USB di tipo C come ritorno per il nostro audio, quindi per poter utilizzare le nostre cuffie. Certo, lo svantaggio è quello di non avere la possibilità di poter caricare la macchina mentre ascoltiamo il nostro ritorno audio. Terminata la fase preliminare, dove abbiamo visto quello che è il corpo macchina, andiamo un pochino a vedere come lavora questa macchina. Beh, allora, sotto il punto di vista fotografico abbiamo relativamente meno differenze rispetto alla X-T3, se non che con lo shutter meccanico questa macchina arriva a 15 scatti al secondo, mentre con l'otturatore elettronico arriva fino a 30 scatti al secondo, una raffica incredibile. Abbiamo una novità che è stata introdotta nella gestione del bilanciamento del bianco, e quindi abbiamo tre opzioni: abbiamo priorità bianco, priorità ambiente ed automatico. Ora, dove quest'ultima va a integrare le prime due e darà spazio o alla priorità al bianco o alla priorità dell'ambiente nel momento in cui andiamo a fare il bilanciamento automatico del nostro bianco. Una cosa molto interessante da utilizzare quando facciamo il point and shoot e non abbiamo il tempo di poter andare a bilanciare il bianco. Molto più utile nella parte video, perché non abbiamo un file RAW da poter andare a gestire in post produzione. Molto meno interessante dalla parte fotografica, perché avendo un file RAW molto intelligente, perché abbiamo la possibilità sia di avere un file RAW non compresso che di avere un file RAW compresso. Con il file RAW noi possiamo andare tranquillamente in post produzione a ribilanciare il bianco. Beh, come si comporta la camera? I file RAW sono molto molto interessanti, abbiamo un'estensione della gamma dinamica davvero elevata, abbiamo un recupero delle ombre e delle alte luci impressionante. Io ho fatto qualche scatto di prova ed ho utilizzato per post-produrli Capture One Express per Fujifilm, una versione gratuita del software che viene fornita a tutti i possessori di camere Fujifilm, che vi consiglio di scaricare perché è un'alternativa non valida ma validissima a Lightroom per la post-produzione dei nostri scatti RAW. Ho giocato parecchio con quelli che sono i parametri, andando anche a stressare molto quello che è il recupero delle ombre e delle alte luci. E beh, questa camera, il file che genera, posso assicurare che ha una resa davvero fantastica. Per chi invece fa video ed è meno interessato alla parte fotografica, posso dirvi che questa macchina parte dallo stesso punto della X-T3, quindi era una delle migliori APS-C sul mercato, se non probabilmente la migliore APS-C per fare video sul mercato, andandola ad integrare ancora di più, perché porta questa camera ad un livello altissimo. Il fatto di avere uno schermo totalmente ribaltabile ed orientabile, che ci permette di utilizzarlo in tantissime circostanze differenti, ed uno stabilizzatore fisico e digitale dell'immagine, ci permette davvero di portare questa camera con le sue funzioni a livelli altissimi. Infatti abbiamo la possibilità di registrare in 4K 60 fotogrammi al secondo a 400 megabits utilizzando il codec H265, e in più abbiamo anche la possibilità di utilizzare l'F-Log, ossia il profilo logaritmico di casa Fujifilm. Un profilo che io consiglio a tutti quanti dopo averlo utilizzato, dopo aver sperimentato e utilizzato la camera. Beh, consiglio davvero di utilizzare l'F-Log, perché è molto semplice colorarlo in post produzione e ci dà un'ampiezza di gamma dinamica molto più elevata rispetto a tutti gli altri profili. Ma le due cose che davvero sono la novità rispetto alla camera, alla versione precedente, è la possibilità di registrare fino a 240 fotogrammi al secondo in Full HD. E beh, questo per chi fa slow motion e utilizza lo slow motion parecchio, è davvero una grande novità e un grande aiuto che ci dà, che ci viene dato da Fujifilm. Ci dà la possibilità di fare degli slow motion praticamente a 10x, molto ma molto interessanti. Ed un'altra cosa degna di nota è l'F-Log View Assistant. Infatti è stato integrato la possibilità di guardare a schermo l'F-Log convertito in Rec 709, quindi per avere una fedeltà dei colori, mentre il file verrà registrato in F-Log, quindi il logaritmico, e dopo potremo andare tranquillamente a colorarlo. Quindi questa è una delle cose interessantissime: utilizzare un profilo logaritmico che ci dà un'estensione di gamma dinamica molto elevata, ma in schermo guardarlo già precolorato, così da renderci conto subito dell'esposizione dei colori. The road ahead is...
Naturalmente potete immaginare che girare una recensione in questo periodo è abbastanza complesso, special modo perché i posti da poter visitare sono davvero davvero molto pochi. E questo infatti è l'unico posto che mi ritrovo attorno casa, è un piccolo giardinetto pubblico. E c'è anche un po' di vento. Per l'occasione ho tolto la mascherina, quindi mi raccomando, in questo periodo è importantissimo avere la mascherina, ma mi sembra brutto nei vostri confronti parlare con una di queste. Sto facendo qualche scatto alla con la macchina, con la XT4 e qualche ripresa. Vediamocela insieme e poi ne discutiamo. Insomma, XT4 è una macchina davvero molto piacevole da utilizzare, un ottimo corpo macchina, naturalmente veniamo da quello che è il corpo della XT3, quindi in mano si tiene abbastanza bene. Come detto durante le prime impressioni, il corpo è un pochino più sembra piccolino, quindi l'impugnatura non è delle migliori, non è perfetta e precisa, ma con un po' di abitudine si impara a tenere in mano anche questo corpo macchina, che comunque è abbastanza generoso, quindi non è assolutamente piccolino. Devo dire che trovo una cosa molto scomoda di questa macchina è di avere l'esposimetro sul lato sinistro dello schermo. Devo studiare un pochino meglio il menu per capire se posso spostarlo, perché in questo caso ad esempio che sto utilizzando proprio la XT4 per registrare queste clip video, avendo lo schermo girato verso di me, ho l'esposimetro coperto da quello che è il cavo del microfono, del wireless cook che ho attaccato sulla macchina. Quindi letteralmente io non so se sono ben esposto o meno, special modo perché sto girando in F-Log. Altra cosa che posso dire di questa camera è che lo stabilizzatore a 5 assi risponde davvero molto molto bene, mentre una cosa che non mi fa davvero impazzire è il pulsante di scatto, perché ha una prima corsa dove non accade assolutamente nulla, molto particolare, dove sembra di andare a vuoto con il dito, ma per il resto è assolutamente una camera fantastica. Di tutti i profili colore che ho testato per la realizzazione della parte video, mentre per la fotografica, avendo un RAW interno, possiamo farci un pochino ciò che vogliamo, quello che secondo me è una soluzione adatta e perfetta per ogni esigenza è utilizzare l'F-Log. Profilo che adesso state guardando colorato, semplicemente aggiungendo contrasto e saturazione alla nostra immagine, otteniamo un risultato fantastico ed una gamma dinamica davvero molto estesa. Altro miglioramento che è stato fatto nella XT4 rispetto alla XT3 è sull'autofocus. Infatti è sempre un sistema di autofocus a fase molto ma molto preciso, ma che con le integrazioni che sono state fatte riesce a mettere a fuoco in solo 0,02 secondi ed è molto veloce, ed è stato migliorato anche il face and eye tracking, che ci permettono di tracciare un volto o gli occhi, un occhio ad esempio di un soggetto, molto ma molto rapidamente. E se nella versione precedente aveva qualche intoppo il sistema, ora è stato davvero molto migliorato, provato con le mie mani perché ho registrato più di un video con questa camera e posso dirvi che davvero adesso funziona alla grande. Come in tutte le camere Fujifilm di ultima generazione, abbiamo tutta una serie di simulazioni all'interno del nostro corpo macchina. Le simulazioni più conosciute e più amate dai videografi è la simulazione eterna, una simulazione che va a replicare quelli che possono essere dei colori cinematografici, che a mio avviso è davvero una bellissima simulazione, ma io preferisco, e dopo aver fatto una serie di test e tentativi, preferisco girare in F-Log e poi convertire, nel caso con le LUT di conversione che ci vengono fornite da Fujifilm, il nostro F-Log in colori eterna. Ma nella XT4 è stato aggiunto
un altro profilo che è l'Eterna Bleach Bypass, che ci permette di avere una maggiore versatilità nella tonalità dei colori. Vi mostro una clip ad esempio, così potete farvene un'idea. Interessante? Sì, ma ripeto, probabilmente io, da persona che utilizza molto la camera per fare video, girerei sempre in F-Log, e con le LUT di conversioni che ci vengono comunque fornite trasformerei il mio F-Log in Eterna Bleach Bypass. Il menu di Fujifilm è sempre stato abbastanza organizzato, diciamo così. Io sono sempre del parere che si può amare o odiare un menu, ma per un utilizzatore, che un utente che utilizza quella determinata camera per tanto tempo, prima o poi un menu, per quanto possa essere anche fatto male, lo si impara a memoria. Una novità, una cosa molto interessante che è stata fatta, è quella della gestione del doppio menu per reparto fotografico e reparto video. Con un semplice clic qui sulla ghiera, sotto la ghiera dei tempi, abbiamo la possibilità di passare da modalità still a modalità movie. Così facendo non abbiamo più bisogno di ruotare la modalità di scatto per andare a registrare dei video, e nel contempo è stata aggiunta la possibilità di avere una gestione separata del menu. Infatti, se siamo sotto still, possiamo andare a modificare tutte le impostazioni per lo scatto, mentre sotto modalità movie tutte le impostazioni per il lato video. Ma cosa ancora più importante è che la camera ricorda, quando si passa da un lato da still a movie o al contrario, ricorda le impostazioni di otturatore, bilanciamento, quindi non dovendo andare ogni volta a modificare i parametri. Quindi se siamo in modalità movie utilizziamo una determinata esposizione, un determinato profilo, e passiamo in modalità still, ricorderà le informazioni utilizzate nella modalità movie quando ci ripasseremo. Ora una domanda che si fanno in tanti, special modo dedicata a tutte le persone che realizzano contenuti per il web: ma questa camera, avendo lo schermo ribaltabile, è adatta a fare vlog? Che bella giornata! E la cosa più bella è il testare una nuova camera. Questo è un test di vlog con una camera totalmente nuova, che è la X-T4. Ora, all'interno della recensione, uno degli aspetti che voglio approfondire è proprio quella del vlogging. Di sicuro è una camera pesante al pari delle altre macchine. Quando parlo di altre, parlo naturalmente quelle comparabili, che sono ad esempio delle full frame. Aiuta il peso di questa camera l'obiettivo che sto utilizzando, che è un 16-55 f2.8, che è un obiettivo molto ma molto pesante. Molto comodo il fatto di potermi guardare nello schermo laterale, e sto utilizzando il Rode VideoMic NTG per registrare l'audio, quindi di sicuro un audio di qualità, spero, almeno non ho ancora settato bene tutte le impostazioni. Ho detto che devo essere leggermente sovraesposto, forse meglio sottoesporre. Sto utilizzando il filtro Eterna, un filtro che io amo, ma amo molto per le esterne, non tanto per le interne. Una cosa che noto però, la stabilizzazione sembra essere davvero ottima. Sono a 16 mm, probabilmente andando sui 10 con un altro obiettivo darà un po' fastidio, ma non mi sembra che sia tanto eccessiva. Davvero bella. Insomma, utilizzare una camera come questa è piuttosto impegnativo, ma è anche tanto di qualità. Infatti, quello che noto guardando lo schermo adesso è che la qualità è davvero fantastica di questa macchina. Il fatto che il sensore sia APS-C è il giusto compromesso tra una full frame che, registrando a 2.8 come sto registrando in questo momento, avrei avuto uno sfocato troppo eccessivo dietro. Quindi il creatore di contenuti che utilizza questa macchina per creare vlog probabilmente riesce a mettere molto di più lo spettatore all'interno delle proprie storie, all'interno dei propri contesti. Questo invece è il profilo standard, probabilmente molto saturo rispetto all'altro, però è anche vero che i colori sono molto più fedeli. Sarà un pochino più difficile da gradare, ma secondo me negli interni questo tipo di profilo, quello standard, è molto meglio rispetto a quell'Eterna. Quell'Eterna mi piace molto all'esterno, ma l'unico difetto di andare un pochino troppo verso il magenta, cosa che si può semplicemente correggere sia in camera che in post-produzione. Beh, non posso dare una risposta univoca per tutti e per tutto. È una grande macchina ed è un'ottima macchina per creare contenuti video. Ha una fascia di prezzo media e porta con sé tutto quello che è il bello della APS-C, un sensore più grande rispetto a 1.4 terzi, ma non tanto grande quanto un full frame. Quindi ci sono dei pro e dei contro.
Ma la scelta del sensore sappiamo che porta con sé una serie di decisioni. Questo genere di camera, secondo me, può essere adatta per i creatori di contenuti, special modo per chi ha bisogno di uno schermo ribaltabile e che ha bisogno di poter creare contenuti in 4K, special modo anche a 60 fps, perché questa macchina ci darà questa possibilità. A mio avviso, ad oggi che siamo a maggio 2020, questa camera ha superato la GH5. GH5 ancora bellissima, però un modello un pochino troppo datato nella gestione, e questa camera ci dà la possibilità di registrare con un bitrate più elevato, ci dà più spazio di manovra e soprattutto ci dà la possibilità di utilizzare il codec H265, oltre al fatto di usare lenti Fuji che sono davvero fantastiche. Quindi probabilmente ad oggi, per chi ha un sistema 1.4 terzi, continuasse a utilizzare quello, ma chi deve scegliere se utilizzare, chi vuole scegliere di passare a un sistema completamente differente, beh, Fujifilm X-T4 può essere la scelta giusta. Ma veniamo alla parte interessante, quella del costo. Beh, allora, da listino ufficiale che io prendo dal sito fotoema.it, il solo corpo ha un prezzo di listino di 1.830 al lancio, mentre la versione kit 2.240 euro, con il 18-55 f2.8 f4, una bellissima lente molto leggera che io consiglio davvero a tutti quanti per poter iniziare. È vero che non ha una non ha un diaframma costante, però comunque il costo in kit è davvero irrisorio per quel genere, per quel tipo di lente. Infatti poi abbiamo il 16-55, che è questo, molto più pesante, molto più grande, ma è f2.8 costante. Naturalmente consiglio, per chi ha la possibilità, di prendere questo tipo di obiettivo qua, anche perché, se non sbaglio, nel primo periodo ci sono degli sconti per chi prende corpo macchina e lente abbinata. Per esempio, quando l'ho presa io c'era uno sconto sull'abbinata di 200 euro, quindi diventa anche interessante l'acquisto di una lente un pochino più avanzata, ma è comunque più impegnativa perché essendo un corpo totalmente in metallo è molto più pesante rispetto al 18-55 f2.8-4. Vorrei dare la mia opinione sul prezzo. Beh, siamo abbastanza allineati con quello che è il mercato, considerando che le full frame più nuove hanno sempre un costo che varia dai 2.500 a sfiorare i 3.000-3.200 euro, mentre per le APS-C questa è uno dei corpi che costa di più, considerando che l'APS-C con cui va a scontrarsi è quella di Sony, che è l'Alpha 6600, che ha un costo corpo macchina che si aggira intorno ai 1.200-1.400 euro, quindi abbiamo quella forbice di prezzo lì, quindi abbiamo 500-600 euro abbondanti sopra il prezzo di quella corpo macchina lì. Rispetto a quel corpo macchina, quindi alla Sony A6600, abbiamo un corpo molto più grande, abbiamo tutta una serie di funzioni in più, come registrare il 4K a 60 fotogrammi al secondo, l'utilizzo dell'H265, bitrate più elevati, il 240 fotogrammi al secondo in Full HD, che sono cose che in quel corpo macchina lì non ci sono. Quindi è una scelta che va presa, e soprattutto poi questo sistema qui di schermo non è presente all'interno della Sony, che è presente lo stile della 6004, dove abbiamo lo schermino che flippa verso l'alto. Naturalmente questo sistema qui è più incline a durare nel tempo per come è concepita la cerniera. Insomma, siamo arrivati alle conclusioni dopo questo video abbastanza lunghetto sulla recensione della nostra X-T4. È un corpo macchina davvero bellissimo e molto interessante. A chi la consiglio? Dipende, come già detto nel video delle prime impressioni, se siete possessori di X-T3 e fate fotografia, probabilmente non c'è la necessità di passare a un X-T4. Mentre per chi si occupa di video, l'X-T4 diventa la nuova camera da utilizzare, perché abbiamo una serie di funzioni totalmente nuove, come il sensore stabilizzato, lo schermo ribaltabile, che rendono la Fuji X-T4 una camera da avere. Insomma, siamo giunti alla conclusione di questo video, di questa recensione della Fujifilm X-T4. Spero che vi abbia dato tutte le informazioni che cercavate se dovete scegliere di acquistare questo corpo macchina. Naturalmente vi lascio qui sotto in descrizione qualche link di riferimento dove poterla acquistare. Se avete delle domande potete scrivermele qui sotto nei commenti. Non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale, attivare la campanina per essere sempre informati di tutti i video che usciranno, e di seguirmi su tutti gli altri social, perché io sono presente anche su tutti gli altri social. Beh, cos'altro dirvi? Ci vediamo prossimamente in un nuovo video.